Presidente della Loggia, tessera numero 6 Forza Italia, oggi nasce il PDL, diciamo è nato già 2 anni fa alla Piazza San Giovanni, oggi inizia la formalizzazione, siamo qua al suo augurio di Natale al territorio, ne approfitta per fare una raccolta firme, nel suo emozionantissimo, ma seppur brevissimo, intervento al Consiglio nazionale. Lei ha toccato un pochino il cuore, ha fatto la raccomandazione a Verdini, dire siamo tutti nostalgici. Ecco, su questa prima riflessione che lei ha posto, ma su cosa questa, diciamo ai nostri questa, lei è tessera numero 6, io 1845. La nostalgia è più per il clima che allora si respirava, di grande entusiasmo, di vera passione politica, di partecipazione straordinaria di tutti i cittadini, sulla scia di questa fantastica entrata in campo di Berlusconi, che ha scompigliato tutti i giochi politici che allora si stavano costruendo. Quindi quello che io auspico è che il PDL sappia ricostruire quel grande clima di entusiasmo e di partecipazione che allora era specifico di Forza Italia. Nel paese la discesa in campo di Berlusconi con il richiamo alla fondazione di un partito popolare liberale di massa ha scosso un pochettino tutti i liberali e ha risvegliato sentimenti assopiti rispetto al liberalismo e perché no anche al libertarismo. Noi cattolici liberali rispetto ai problemi della legge dello Stato, come fa questo partito di massa a contenere, seppur avendo come guida sui problemi etici l'insegnamento educativo liberali, le altre aspettative? Credo che dobbiamo considerare come prima cosa che oltre il 95% di chi si riconosce nel PDL è cattolico e liberale, e gran parte di questi votavano Democrazia Cristiana quando c'era quel partito, ed è la vera grande ossatura di questo nuovo partito in formazione, il Partito del Popolo delle Libertà, e quindi nessun complesso di inferiorità, anzi. Noi siamo aperti naturalmente a chi può pensarla su alcuni temi in maniera diversa da noi all'interno del nostro partito, ma sappiamo che la linea del Partito del Popolo della Libertà è una linea squisitamente cattolico-liberale, a difesa della famiglia, a difesa della vita, a difesa di quei principi e di quei valori che sono propri del cattolicesimo e del cattolicesimo liberale in particolare. Sempre al Consiglio nazionale lei ha consegnato delle sue riflessioni al coordinatore Denis Verdini, raccomandando due aspetti fondamentali. Uno, di tenere in giusta considerazione l'aspetto solidaristico nazionale del partito, e uno invece più funzionale, più sotto aspetto organizzativo, di creare un PDL forte nell'organizzazione territoriale. Sì, rispetto infatti, al famoso partito leggero, ecco che cos'ha. Io ho voluto ricordare che qualcuno può avere la sensazione che il nostro sia un partito nord-centrico e dobbiamo smentirla questa voce e smentirla con i fatti. Noi dobbiamo sviluppare un'azione politica sul territorio che sia ampiamente equilibrata in ogni regione del nostro paese, dal sud al nord, dal centro alla periferia, in maniera tale che ciascuno si senta giustamente protagonista, non solo della formazione del partito, ma nella linea politica che questo partito vuole portare innanzi. E dinanzi a questo è ovvio che ci sono anche delle esigenze di carattere organizzativo che devono proprio tenere conto di questa peculiarità del Partito del Popolo della Libertà. Da qui il mio messaggio amichevole, naturalmente costruttivo e collaborativo, a Denis Verdini. Presidente, lei qui oggi fa gli auguri, li fa insieme l'unico caso fino adesso registrato in questo momento, insieme a componenti di Alleanza Nazionale, cioè al segretario Ma provinciale. Non credo che sia il primo caso, so di diverse iniziative di questo genere, ma peraltro con il nuovo Presti c'è una vecchia e consolidata amicizia che va oltre naturalmente al collegamento politico. E ci piace organizzare insieme anche per consolidare nel nostro elettorato comune l'idea di questo partito da costruire insieme. Oggi proprio abbiamo parlato di Forza Italia e Alleanza Nazionale verso il PDL per far sentire tutti ancora più partecipi di questa avventura. Prima degli auguri di Natale, una battutina sulle cose siciliane, ce ne occupiamo o non ce ne occupiamo? Ma certamente sì, ho fatto notare i lati positivi, ovviamente positivi dell'azione di Lombardo, e anche qualche problema dovuto forse ad una scarsa collegialità e anche forse nel valore dal punto di vista politico e amministrativo di qualche componente della Giunta. Lombardo fa ovviamente
il meglio delle sue possibilità e ne siamo soddisfatti, qualcosa va certamente corretto. Detto questo, buon Natale a tutti, alle vostre famiglie, ai vostri bimbi, alle persone anziane, a coloro che hanno bisogno, a tutti quelli che stanno vicino a voi. Ricordiamoci che una grande festa religiosa è il compleanno di Gesù Cristo, si rinnova l'alleanza tra Dio e gli uomini, di Dio non possiamo certamente dubitare nella sua fedeltà all'alleanza, tocca a noi fare la nostra parte. Tanti auguri. Con questo bellissimo auguro io e la redazione di Forza Italia, che adesso si chiama Il Popolo e la Libertà per Lungi, ti faccio i migliori auguri. Grazie molto.